Buongiorno a tutti e buongiorno a tutte, sono Maria Cristina Scalabrini, responsabile dell'area primaria per Mondadori Education. Sono molto lieta di concludere insieme a voi oggi la bellissima esperienza di lettura al centro, che ci ha accompagnato per i primi 6 mesi di questo strano anno, caratterizzato ancora dalla pandemia e dalla DAD. Vogliamo chiudere questa avventura con un messaggio di gioia, di speranza, con una festa. Vogliamo leggere con voi, per voi, un piccolo brano tratto da alcuni dei nostri libri per ragazzi preferiti. I nostri libri del cuore. In questa maratona ci siamo fatte aiutare dai nostri scrittori e dalle nostre scrittrici del cuore, coloro che ci hanno accompagnato nei webinar e nelle pillole del progetto Lettura al Centro. Ognuno di loro ci ha regalato il suo contributo che ascolteremo direttamente dalla loro voce. Comincio io leggendovi un brano tratto da Ascolta il mio cuore di Bianca Pizzorno, Oscar Junior. Bianca Pizzorno, Ascolta il mio cuore. Capitolo primo. Quando era piccola, Prisca si era sempre rifiutata di imparare a nuotare con la testa sott'acqua, come pretendevano suo padre e suo nonno. Era convinta che il mare, attraverso i buchi delle orecchie, potesse entrare nel cervello. E un cervello anacquato, si sa, funziona male. Forse che il nonno, quando lei non capiva al volo qualcosa, non le diceva spazientito. Ma ti è andato in brodo il cervello? Per lo stesso motivo Prisca non voleva mai tuffarsi dalla barca o dal molo, come facevano suo fratello Gabriele e gli altri bambini. E naturalmente c'era sempre qualche dispettoso che, mentre lei nuotava tranquilla col mento sollevato, le arrivava zitto zitto alle spalle, le metteva una mano sulla testa e la cacciava sotto. Quanti pianti s'era fatta! Di paura, ma soprattutto di rabbia impotente. Tanto più che quando andava a protestare dalla madre sotto l'ombrellone, quella, invece di difenderla e consolarla, la sgridava. «Non sai stare agli scherzi! Sei troppo permalosa! In fondo, cosa ti hanno fatto? Finirai per diventare lo zimbello della spiaggia!» Poi era cresciuta e aveva capito che l'acqua non può assolutamente entrare nel cervello, né attraverso le orecchie, né attraverso gli altri buchi che abbiamo in faccia. Glielo aveva spiegato, mostrandole anche un disegno scientifico su un libro di medicina, il dottor Maffei, zio della sua amica Elisa. «Dalla bocca e dal naso l'acqua potrebbe entrarti semmai nei polmoni, oppure nello stomaco», le aveva spiegato, «ma nel cervello assolutamente no». Era un pensiero rassicurante. Perciò, adesso che aveva 9 anni, Prisca si tuffava con la bocca serrata, stringendosi il naso con 2 dita, e aveva imparato a nuotare con la testa mezzo sotto. Sapeva fare anche il morto in modo perfetto, completamente immersa. Non solo le orecchie, ma persino gli occhi, aperti anche se bruciavano un po'. Fuori restavano solo le narici, 1 millimetro appena sopra il pelo dell'acqua. Tutte le storie incominciano con C'era una volta, e la nostra storia vuole raccontare proprio questo. Che cosa c'era una volta? Una volta eri piccolo e anche quando stavi in piedi raggiungevi appena con la tua mano quella della mamma. Te ne ricordi? Se volessi, potresti raccontare anche tu una storia. E potresti incominciarla così. C'era una volta un bambino o una bambina e quel bambino ero io. E una volta eri ancora più piccolo e portavi i pannolini, ma di questo non ti puoi ricordare. Però sai che è così. Una volta erano piccoli anche la mamma, il papà, il nonno, la nonna. Era tanto tempo fa, ma tu lo sai. E anche loro poi hanno avuto nonni e nonne. Anche loro potevano dire c'era una volta. E così via indietro nel tempo. Sempre più indietro. Te lo immagini? Il nonno del nonno del nonno del nonno? C'è da farsi venire le vertigini. Eppure, se lo dici lentamente, riesci anche a immaginartelo, e a immaginarne ancora un altro che viene prima, e così andando sempre più indietro ti ritrovi nei tempi antichi e poi in quelli preistorici.
Ma all'inizio di tutto non si riesce mai ad arrivare. Dietro ogni inizio, infatti, si nasconde sempre un altro c'era una volta. È come un pozzo senza fondo. Se ci guardi dentro, cercando di vederne la fine, ti verranno le vertigini, come vengono a me. È per questo che vogliamo gettare un foglio di carta incendiato in questo profondissimo buco. Ci cadrà dentro lentamente, planando sempre più in basso, e cadendo illuminerà le pareti del pozzo. Lo vedi ancora là sotto, giù, giù, sempre più giù. È già così in profondità che sembra una stella lontana nell'oscurità del cielo. Sempre più piccolo, così piccolo che non lo vediamo più. C'era una volta. Una volta la Terra probabilmente non era che una nuvola di gas, addensata come quelle molto più grandi che possiamo vedere oggi con i nostri telescopi. Ha girato per milioni di anni attorno al Sole, senza rocce, senza acqua, senza vita. E prima ancora? Beh, prima ancora non c'era neanche il Sole, il nostro caro Sole. C'erano solamente ignote e strane stelle giganti e corpi celesti più piccoli che turbinavano tra le nuvole di gas nello spazio incommensurabile dell'infinito. C'era una volta. Quando mi sporgo a questo modo sul pozzo del passato, vengono le vertigini anche a me. Andiamo. Meglio tornare al sole, alla terra, allo splendido mare, alle piante, ai molluschi, alle lucertole, agli esseri umani. Non ti sembra un po' come quando si torna a casa? E per fare in modo che i c'era una volta non ci trascinino sempre più in basso nel buco senza fondo, sarà meglio che d'ora in poi noi ci chiediamo sempre alt, quando è successo? Se poi ci chiediamo anche ma come sono andate di preciso le cose? Ecco che vorremmo conoscere la storia. Non una storia, ma la storia. La nostra storia. La storia del mondo. Vogliamo iniziare? Cappuccetto Rosso e il lupo di Roald Dahl. Il lupo, avendo avuto il desiderio di farsi finalmente un pasto serio, a casa della nonna andò a bussare. Lei schiuse, lui le chiese: "Posso entrare?" Con tutti i denti aguzzi e la ghignaccia di già protesi verso la sua faccia, gridò la poveretta: "Oddio, mi mangia!" Infatti, poco dopo era già in pancia, ma essendo lei piuttosto magra e asciutta, lui, quando l'ebbe masticata tutta, disse deluso: "Non è sufficiente. Un pasto come questo è quasi niente." Girando con guaiti quatto quatto, diceva: "Qui ci vuole un altro piatto." Infine, con lo sguardo da furbetto: "Mi fermo qui e attendo Cappuccetto che viene per il bosco lentamente." E il lupo si vestì immediatamente con i vestiti della divorata, che del banchetto era in parte scartata. Indossò scialle e cuffia fatta a mano, mise le scarpe e poi sopra il divano sedette ed aspettò compostamente. Entra la bimba, guarda attentamente, poi dice: "Nonna cara, che orecchione!" Son per sentirti meglio, fa il birbone. "Che grandi occhi hai, cara nonnina!" Son per vederti meglio, nipotina! E tirandosi su meglio a sedere, se la pregusta già con gran piacere. Al confronto con la vecchia arpia, questa sarà una vera leccornia! E dice allora Cappuccetto Rosso: "Che splendida pelliccia hai addosso!" "Ma no!" protesta il lupo. "Cosa fai? Dovevi dire: che gran denti hai! Comunque è rilevante la questione, perché ora ti mangio in un boccone." La bimba rise e senza una parola, dalle mutande, levò una pistola. La puntò al muso di quel poveraccio e bang! Lui cadde giù come uno straccio. 2 settimane dopo, passeggiando, per la foresta me ne stavo andando ed ecco che incontrai quella bambina. Senza cappuccio e senza mantellina. "Ti piace?" disse con la voce fresca. "Questa mia bella pelliccia lupesca?" Cappuccetto
Cappuccetto Rosso e il Lupo, da Versi per Versi di Roald Dahl, nella traduzione del grande Roberto Piumini. Leggerò una pagina da Il capitano e la sua nave, e non di ragazzi, l'ho scritto io. È il diario di una quarta elementare, a parlare un bambino, io ero il maestro di quella classe. Oggi burrasca e vento di tutti i colori, oggi siamo stati a pittura, nell'aula di disegno. È una stanza bella grande dove teniamo colori a tempera e pennelli. Ci sono anche un bel po' di grembiuli, perché quando dipingiamo noi bambini distribuiamo il colore in parti uguali, metà sui fogli e l'altra metà tutti intorno. Oggi poi la percentuale di colore che è finita sulla carta è stata molto più bassa del solito. Ha cominciato Giorgia, stava litigando con Valentina perché tutte e due volevano colorare lo stesso tetto della stessa casa dello stesso disegno. E così a un certo punto Giorgia ha fatto una striscia rossa col pennello sul grembiule della compagna. Valentina non è stata certa a guardare e ha dipinto un bel paio di baffi verdi sulla pancia di Giorgia. La cosa deve essere piaciuta abbastanza, perché in pochi secondi tutta la classe era impegnata in una serie di duelli a colpi di pennello. Capitan Quinto è riuscito un attimo ad appendere un paio dei cartelloni già fatti. Quando è rientrato è scoppiato come un temporale d'estate. Ha fatto un urlo che ha tremato anche il colore nei bicchieri. Noi ci siamo bloccati come delle statue, abbiamo perfino trattenuto il respiro. Poi il maestro ci ha chiesto con la voce del tuono se per caso eravamo impazziti tutti, e quel salame di Mario ha risposto di sì. Ora ci sono domande alle quali bisogna rispondere, domande davanti alle quali bisogna invece restare assolutamente in silenzio. Tutti noi sappiamo distinguere le domande vere dalle domande finte, tutti meno quel somaro di Mario. Lui parla sempre, anche quando invece sarebbe meglio che stesse zitto. Così il capitano, che era già furioso, si è trasformato in un mostro marino, in uno squalo tigre affamato, in una piovra a digiuno da un mese. Ci ha fatto mettere via pennelli e colori e ci ha riportato in classe a scrivere un dettato noiosissimo. Ha detto pure che a pittura non ci riporta più finché non siamo diventati più maturi. Io, dicendo più maturi, spero che non parlasse anche di Mario, sennò a pittura non ci andiamo più. Infatti sono quasi sicuro che lui, salame com'è, passerà direttamente da acerbo a marcio, senza passare per il maturo. Non sempre si può, ma a volte si deve, fare quello che salta in mente. Non sempre si deve, ma a volte si può, fare non come dice la gente. Si può anche non volere, non dovere, non potere, non riuscire a fare questo, ma essere capaci di fare quello. Essere né di meno né di più, essere come tu sei tu. Si può non capire, a volte sbagliare, si può aver diritto a brontolare, si può fare e rifare ancora, si può tenere il muso per un'ora. Si può non dare la colpa a nessuno, si può non voler far pace con qualcuno, si può ogni tanto chiedere scusa, si può avere voglia di fare le fusa. Si può avere un po' di febbre, non dormire, un po' tossire, vomitare anche di notte, te ne svegli tutti e tutte. Non pensare che sei cattivo, sei soltanto molto vivo. Chi è vivo può ammalarsi, disturbare e preoccupare. Niente pillole, per favore, non corriamo dal dottore. Si può provare a portare pazienza e passa anche l'influenza. Si può camminare a piedi nudi e stare bene anche se sudi. Si può sopportare un po' la sete, un po' la fame e scoprire la bontà dell'acqua e del pane. Si può inventare giochi con quello che si trova. Chi ha voglia di giocare lo fa con ogni cosa. Si può ascoltare l'erba che cresce nel prato e piano raccontarla a chi ha appena cominciato. Si può non vincere le gare, si può non volerle neppure fare. Si può arrivare primi e arrivare dopo, si può arrivare ultimi e riposarsi un poco. Si può pensare adagio, ridere piano, mangiare lenti e vedere che si è anche un po' più contenti. Ci si può guardare intorno invece che tirare dritto. Perdere tempo a volte è un diritto. Ci si può sporcare con la terra senza essere giardinieri in una serra. Si può finire tutti bagnati senza bisogno di essere sgridati. Si può uscire anche se tira forte il vento, vedere che è un gioco e non un tormento. Sono Nicoletta Bortolotti
Il libro di cui voglio leggervi è Abbaiare stanca di Daniel Pennac. È la storia di un cane che fa una vita randagia finché lo trova Mela, una bambina che diventerà la sua inseparabile amica. E il cane farà capire alla bambina che a volte gli umani non sono proprio dei veri migliori amici. E sarà proprio il cane ad ammaestrare i suoi padroni. Innanzitutto, quando si ha un randagio, non si fanno tante storie. È la spepa che squittisce, ha una voce terribilmente acuta. Le parole rimbalzano contro i muri, il soffitto e il pavimento della cucina. Si mescolano al tintinnio delle stoviglie. Troppo rumore. Il cane non ci capisce un H. Si limita ad appiattire le orecchie aspettando che passi. E poi ne ha sentite di peggiori. Che gli si dia del randagio non lo tocca poi tanto. Sì, è stato un randagio e allora non se n'è mai vergognato. Le cose stanno così. Ma santo cielo, com'è acuta la voce della spepa e quanto parla! Se non avesse bisogno delle quattro zampe per reggersi dignitosamente in piedi, il cane si tapperebbe le orecchie con le zampe davanti. Ma si è sempre rifiutato di scimmiottare gli uomini. Allora la mangi o no questa zuppa? No, non la mangia questa zuppa. Rimane davanti alla scodella, raggomitolato su se stesso, una palla di pelo sorda e muta. Molto bene, come vuoi. Ok, d'accordo, fa quel che ti pare, ma ti avverto. Squittisce la spepa. Finché non butti giù questo, non ti toccherà altro. In quel momento la porta si apre e il cane vede apparire a 2 centimetri dal suo muso le enormi scarpe del muschioso. Cos'è tutto questo chiasso? È una voce completamente diversa. Esce rombando dal corpo immenso del muschioso e le parole rotolano nella cucina come i massi di una frana. O piuttosto, il cane non ha mai visto una frana, come le vecchie reti dei letti, le carcasse di televisori e frigoriferi scassati della discarica di Villeneuve vicino a Nizza. Un gran brutto ricordo per il cane, ne riparleremo. È il cane, non vuole mangiare la zuppa. Non è il caso di fare tanto chiasso. Chiudilo in cucina, prima o poi la mangerà la zuppa. I piedi giganteschi girano su se stessi e il muschioso lascia la stanza brontolando: Mi dà sui nervi, sto bastardo. Bastardo è un'altra parola per dire cane. Ce ne sono molte altre, non molto più gentili: botolo, randagio, cagnaccio, eccetera. Il cane le conosce tutte, ma è un pezzo che non ci fa più caso. Hai sentito? In cucina, tutta la notte, finché non te la sarà ingollata la tua zuppa. Buona questa, come se il cane avesse mai avuto il diritto di dormire altrove, come se gli avessero mai permesso di passare la notte sulla moquette del salotto, calda e riccioluta come una pecora, o sulla poltrona dell'ingresso, che ha quell'antico profumo di vacca, o sul letto di mela. Il pavimento gelido della cucina, grazie tante, lo conosce. Niente di nuovo. Tip-tap, tip-tap. La spepa lascia la stanza sui suoi tacchi, puntuti come le sue parole. E clac, la porta si chiude. Silenzio. Il lungo silenzio della notte. Abbaiare stanca, di Daniel Pennac. Buona lettura. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Simona Bonariva e scrivo storie per bambini e per ragazzi, ma siccome oltre a scrivere mi piace molto anche leggere, vorrei oggi leggervi un pezzettino da un libro che mi è piaciuto moltissimo la prima volta che l'ho letto e che continua a piacermi tutte le volte che lo rileggo. Si tratta di Cion Cion Blu, che parla di un contadino cinese nato dalla fantasia del bravissimo scrittore Pinin Carpi. Ebbene, di questo libro voglio leggervi l'inizio. Comincia così. Una volta c'era in Cina un cinese vestito di blu ed arancione, che si chiamava Cion Cion Blu. Aveva i pantaloni blu e la giacca arancione.
le pantofole blu e le calze arancione, e in tasca aveva un fazzoletto arancione e una pipa blu. Anche i suoi capelli erano blu, blu scuro, ma la sua faccia non era arancione, era gialla, tonda tonda come un pompelmo, anche se era nato in Cina tra i mandarini, quei mandarini che sono le arance della Cina e che hanno il colore delle arance e che perciò sono arancione, anche se sembrano arancine. Cioncion Blu aveva un cane tutto arancione e lo chiamava Blu, che nella lingua dei cinesi vuol dire arancione. Però non lo chiamava mica Blu perché era arancione, ma perché quando abbaiava, invece di fare bu 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 come gli altri cani, faceva blu blu blu. Non so il perché. Aveva anche un gatto tutto blu e Chon lo chiamava Arancion, che nella lingua dei cinesi vuol dire blu. Ma quello strano gatto, quando miagolava, non miagolava mica il suo nome come il cane, ossia non faceva Arancion, Arancion, faceva invece miau, 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 come i gatti italiani, perché quel gatto cinese preferiva miagolare in italiano. Tant'è vero che miau, che sembra una parola cinese, è invece una parola italiana e vuol dire proprio miau. Però, quando faceva le fusa, invece di fare ron, 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 faceva ran, ran, ran. Come tanti cinesi, Cioncion Blu aveva poi un pesciolino in una vaschetta. Questo pesciolino però non era rosso, ma era blu e non nuotava nell'acqua, ma nell'aranciata. Sai come aveva chiamato il suo pesciolino Cioncion Blu? Benché fosse blu, e come sai blu nella lingua dei cinesi vuol dire arancione, lo aveva chiamato blu perché quando il pesciolino aveva fame faceva blu 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 con le bollicine. Ma era un vero pasticcio perché quando Chon voleva chiamare il cane veniva anche il pesciolino guizzando fuori dalla vaschetta e allora doveva precipitarsi e rimetterlo nella sua aranciata e quindi aveva deciso di chiamarlo Bluino perché era piccolino. Cioncion Blu era un contadino bravissimo e stava sempre in mezzo ai campi, di notte e di giorno. Anche di notte, perché in quel posto faceva sempre caldo. E poi era così povero che non aveva nemmeno la casa, ma solo un grande ombrello blu e arancione. Sotto l'ombrello c'erano il suo letto con le coperte blu e le lenzuola arancione, ma il cuscino era blu, e un fornellino blu con un bel focherello arancione per far da mangiare. Sai che cosa coltivava nei campi Cioncion Blu? Invece di coltivare alberi di mandarini, che come ti ho detto sono le arance della Cina, coltivava alberi di aranci, perché le arance gli piacevano di più. E il bello è che la terra in cui crescevano gli alberi era arancione, ma i tronchi degli alberi, i rami e le foglie parevano proprio blu. Sai che cosa mangiava Cioncion Blu? Mangiava sempre arance. Alla mattina, appena si svegliava, si preparava una bella tazza di aranciata e invece di inzupparci il pane ci inzuppava delle bucce d'arancia zuccherate. A mezzogiorno poi si preparava un bel piatto di spaghetti fumanti di bucce d'arancia conditi con sugo d'arancia e insieme una bella insalata di foglie d'arancio. Alla fine, per frutta, si mangiava una banana perché le banane gli piacevano molto. Alla sera per cena si accontentava di una minestrina calda di aranciata e siccome non poteva metterci la pastina perché non ne aveva, ci metteva tanti semi d'arancia che a te non piacciono perché sono amari, ma a lui sì. Insomma, Cioncion Blu sapeva preparare tutte le cose buone adoperando le arance, ma dopo che se le era mangiate si faceva una bella pipata con la sua pipa blu. Se volete conoscere le avventure di Cioncion Blu e come prosegue la storia, dovrete leggere il libro. Buona lettura allora e ciao! Vi leggerò un estratto da L'evoluzione di Calpurnia di Jacqueline Kelly. Le formiche invasero la cucina come non era mai accaduto prima e torturarono Viola. Uscivano marciando in formazione militare dalle fessure intorno al battiscopa e alle finestre e andavano dirette al lavandino. Viola impugnò le armi contro di loro, ma senza successo. Bramavano l'acqua e fermarle era impossibile.
Consideravamo le lucciole una grazia e le formiche un flagello, ma per la prima volta mi venne in mente di chiedermi perché doveva esserci una distinzione simile. Erano tutte semplicemente creature che cercavano di sopravvivere alla siccità, proprio come noi. Conclusi che Viola doveva desistere e lasciarle in pace. Ma ci ripensai dopo aver scoperto che il pepe nero delle uova in insalata non era affatto pepe. Se da una parte eravamo infestati da alcuni insetti, invece altri residenti abituali della nostra tenuta, come i lombrichi, scomparvero. I miei fratelli si lamentavano della penuria di vermi per pescare e della difficoltà di scavare il terreno duro, riarso, per cercarli. Forse vi chiederete, i lombrichi si possono addestrare? Sono venuta a dirvi che si possono addestrare. La soluzione mi sembrava ovvia. Quando pioveva, i vermi uscivano sempre, ed era abbastanza facile fare un po' di pioggia per loro. Un paio di volte al giorno riempivo d'acqua un secchio di latta, lo portavo in una zona ombrosa nei 5 acri di sterpaglia, sempre nello stesso posto, e lo svuotavo per terra. Dopo 5 giorni bastava che comparissi con il secchio e i vermi, attirati dal mio passo e dalla promessa dell'acqua, strisciavano in superficie. Io li raccoglievo e li vendevo alla Mar per 1 centesimo a dozzina. La Mar mi tormentava perché gli dicessi dove li avevo trovati, ma io tacevo. Invece confessai il mio metodo a Harry, il mio beniamino, cui non riuscivo a nascondere niente. Beh, quasi niente. «Kelly V», disse lui, «ho qualcosa per te». Andò alla sua scrivania e tirò fuori un taccuino tascabile rilegato in cuoio rosso, con stampato davanti «Souvenir di Austin». «Guarda», disse, «non l'ho mai usato, puoi adoperarlo per registrare le tue osservazioni scientifiche». Tu sei un'autentica naturalista in erba. Che cos'era di preciso un naturalista? Non lo sapevo, ma decisi che per il resto dell'estate lo sarei stata. Alla vista di Alice, il gatto fece il suo sorriso. Aveva un'aria affabile, pensò lei. Tuttavia, aveva anche artigli molto lunghi e una gran quantità di denti, ragion per cui Alice pensò che era il caso di trattarlo con rispetto. «Micetto del Cheshire», cominciò un po' timidamente, poiché non aveva la minima idea se l'altro avrebbe gradito quell'appellativo. Ma il gatto si limitò ad allargare il sorriso ancora di più. «Via, fin qui è contento», pensò Alice, e proseguì. «Vorresti dirmi di grazia quale strada prendere per uscire di qui?» «Dipende soprattutto da dove vuoi andare», disse il gatto. «Non mi importa molto», disse Alice. «Allora non importa che strada prendi», disse il gatto. «Purché arrivi in qualche posto», aggiunse Alice a mo' di spiegazione. «Ah, per questo stai pure tranquilla», disse il gatto. «Passa che non ti fermi prima». Sono Emanuela Bussolati e vi voglio leggere questo bellissimo libro, L'arca parte alle 8. È scritto da Ulrich Hub e illustrato da Jörg Mühle, tradotto da Berenice Capatti e pubblicato da Burr Ragazzi. Da qualche parte sulla terra c'è un luogo dove tutto è ghiaccio e neve. Ovunque ti volti, vedi solo neve e ghiaccio e neve e ghiaccio. Se guardi meglio, nella neve e nel ghiaccio scorgi 3 piccole sagome che se ne stanno strette l'una all'altra e contemplano il paesaggio. Ovunque si voltino, vedono solo ghiaccio e neve e ghiaccio e neve. Se ti avvicini a queste sagome, capisci che si tratta di 3 pinguini. Sembrano proprio identici. È normale. Tutti i pinguini sembrano identici. Quando ne hai visto uno, li hai visti tutti. Se ti avvicini di qualche passo ai 3 pinguini, noti però una differenza. Un pinguino è un po' più piccolo degli altri. Ma attenzione, non devi avvicinarti troppo. Certo, i pinguini sono innocui, però mandano un forte odore di pesce. «Puzzi!» dice un pinguino. «Anche tu
replica l'altro. Smettetela di litigare, dice il più piccolo e rifila un calcio agli altri due. Quando un pinguino si prende un calcio, lo restituisce sempre e di solito un po' più forte. Una botta dopo l'altra, in breve scoppia una rissa. E alla fine i tre pinguini si lasciano cadere nella neve e si chiedono sgomenti. Ma perché dobbiamo sempre litigare? Così passano i giorni. Dapprima i pinguini osservano il paesaggio, poi si osservano a vicenda, dopo un po' si mettono a litigare. Quando è che finalmente succederà qualcosa? Sospira il piccolo pinguino. E quel giorno succede qualcosa. Qualcosa di insolito, qualcosa di piccolo e giallo. Fa tre giri intorno alle teste dei pinguini e poi si posa sulla neve. Una farfalla! I tre pinguini fanno un balzo di gioia e battono le ali entusiasti. Solo molto più in là capiranno che la comparsa di quella farfalla è l'inizio di una gigantesca catastrofe. I pinguini si avvicinano cauti e la contemplano incantati. Non hanno mai visto niente di così bello. «Adesso la schiaccio!» dice il più piccolo. «Lasciala in pace!» replicano gli altri due. «Ma io voglio schiacciarla!» insiste il piccolo. «Non devi uccidere!» «Chi l'ha detto?» «Dio!» rispondono gli altri due pinguini in coro. Dio ha detto non uccidere. Ah, dice il più piccolo. Poi ci pensa un momento e infine chiede: ma chi è Dio? Un pinguino non sa mai bene che cosa rispondere di fronte a una domanda così. Oddio, borbotta uno dei due pinguini. Che domanda difficile. Allora, Dio è grande e molto, molto potente. Ha inventato un mucchio di regole e sa essere piuttosto antipatico se non le si rispetta. Per il resto è molto gentile. Ha solo un piccolo inconveniente, dice l'altro pinguino. Che sarebbe? Chiede il più piccolo curioso. Dio è invisibile. Ma questo è un enorme inconveniente. Il piccolo pinguino ha un'espressione delusa. Se Dio non si vede, non si può essere sicuri che ci sia davvero. Gli altri due pinguini si guardano perplessi e poi chiedono al più piccolo: guardati intorno e descrivi con precisione quello che vedi. Neve, risponde il piccolo pinguino senza guardarsi intorno perché lo sa già. E poi ghiaccio. E poi neve. E poi e ghiaccio e neve, neve, ghiaccio e ghiaccio. E chi ha creato tutto questo? Dio? Chiede il piccolo pinguino incerto. Proprio così! I due pinguini annuiscono vigorosamente. E adesso cosa dici? Che non ha avuto molta fantasia quando ha creato questa terra. Gli altri due pinguini sussultano e scoccano una occhiata nervosa al cielo. Zitto che ti sente! Sussurrano. Dio ha un udito finissimo. E per di più è stato lui a creare noi pinguini. Allora deve avere sbagliato qualcosa, replica il piccolo pinguino. Siamo uccelli, ma puzziamo di pesce. Abbiamo le ali, ma non possiamo volare. Però sappiamo nuotare. È vero, i pinguini sono ottimi nuotatori, ma con loro è difficile discutere. Quando si sono messi in testa qualcosa, non si riesce a persuaderli del contrario. Comunque si è sforzato di più per creare questa farfalla, dice il piccolo pinguino con ostinazione, perché lei con le sue ali può volare dove vuole. Non è giusto, e quindi adesso la schiaccio. Beh, andate avanti voi, perché questa è una storia che fa ridere da matti. Buona lettura! Roberto ha 9 anni. Roberto ha 9 amici. Roberto ha 9 biglie nel cassetto del comodino. Roberto ha 9 libri e li tiene in ordine dal più grande al più piccolo. Roberto ha 9 vestiti, tra estate e inverno,
Roberto a scuola è il nono che chiamano all'appello. Roberto vive a Venezia da quando è nato e di automobili nella sua lunga vita ne ha viste pochissime, forse 9 in tutto. Mentre non ricorda un giorno senza almeno una barca. Roberto ama giocare a qualsiasi gioco. Nelle giornate di sole tira le linee coi gessetti e salta a campana con gli amici. Quando piove gioca a carte con suo papà che perde sempre. Roberto ama leggere, ama quando la mamma lo perdona, quando ha un foglio nuovo per disegnare o quando in casa s'accendono 9 candele sullo stesso candelabro, ma capita solo una volta all'anno. Dei 9 amici che ha, i 2 più cari sono Alvise e Lucia. Vivono nella stessa piazza, ma a Venezia le piazze si chiamano campi. Alvise ama mangiare i dolci, stare in portapallone, spaventare i piccioni, mangiare i dolci, riempire una scatola da scarpe di figurine, mangiare i dolci, aiutare sua madre a fare i dolci, indovinare le letterine più piccole appese nel negozio di suo padre, che fa l'ottico, mettersi la maglietta al contrario per far spanciare la compagnia, mangiare i dolci. Lucia ama cantare canzoni, la palla, i fiocchetti rossi per le treccine, ritagliare i vestiti di cartone per le bambole, cantare canzoni, i suoi riccioli, ballare col nastro, aiutare la mamma in negozio a vendere i gomitoli di lana, cantare canzoni, accarezzare i gatti quando alzano la testa, cantare canzoni, disegnare sui vetri quando sono appannati, andare in traghetto, guardare l'isola di San Michele al tramonto, cantare canzoni. I 3 amici frequentano la stessa scuola e ci vanno insieme a piedi. Ogni mattina è Alvise a suonare il campanello di Roberto. «Scende?» chiede a sua mamma che spunta dalla finestra. «Scende!» Lucia la incontrano per strada dopo la prima calle. A Venezia le vie si chiamano calli. Ha accompagnato sua madre ad aprire il negozio di stoffe e li attende sulla cima del ponte di ferro nero. È un ponte diverso dagli altri che sono fatti di mattoni. Nelle mattine d'inverno Lucia compare poco per volta nella nebbia appoggiata alla ringhiera come il capitano di una barchina che si stia avventurando in una tempesta troppo grande. Quando nevica i 3 amici si riconoscono solo dagli occhi, infagottati nelle sciarpe di lana e nelle cuffie colorate. «Mia mamma non vuole che prenda freddo», si dicono in coro. In primavera corrono sulle fondamenta. A Venezia i marciapiedi che costeggiano i canali si chiamano fondamenta. Alvise spaventa qualche piccione o un gabbiano randagio. Lucia saluta le signore che cambiano aria alle camere da letto e sembra conoscerle tutte, o sembra che tutte conoscano lei. «Abbracciami tanto la mamma!» le grida una di quelle stendendo i panni sullo spago tra 2 finestre. «Grazie, non mancherò di farlo», risponde Lucia gentile. Da quando suo papà non c'è più, pare che l'intera strada si prenda cura di lei e di sua madre. Lucia se ne accorge da come la guardano, oppure da chi va in negozio a comprare un gomitolo o un metro di stoffa, anche se non ne ha bisogno subito. Un po' si sente meno sola. E un po' le pesa, per quanto grande sia, un quartiere non basta a prendere il posto di un papà. Roberto non smette di guardare Lucia e di fissare le sue lentiggini spalmate sugli zigomi. Sembra si siano riunite intorno a quegli occhi per applaudirne la bellezza. E la guarda così intensamente che potrebbe contarle. Un giorno ci è perfino riuscito, o almeno così gli sembra, sono 9. 9 lentiggini a destra e a sinistra del naso. Ma sarà poi vero che nel corso della vita cambiano, che aumentano di numero, si spostano, se ne vanno in giro per il corpo, forse si muovono fin sulla pelle di un altro. Al solo pensiero Roberto rabbrividisce, ma gli batte anche forte il cuore. Buongiorno. Per questa maratona di lettura voglio presentarvi un libro che a me è piaciuto moltissimo e che si intitola Maciste in giardino di Guido Quarzo. Il ricordo più vivido di quei giorni è la caccia alla talpa. Da una parte c'era lei, una talpa enorme che chiamavamo Maciste. Dall'altra parte c'eravamo io e Gino Bandiera, ex campione dei pesi massimi, detto il gigante. La prima volta che vedemmo la talpa Maciste nel giardino era sera,
un sabato sera. Mi ricordo che era sabato perché il giorno dopo papà era a casa e passò gran parte della giornata a fare la posta a Maciste. Ma per tutta la domenica Maciste non si fece vedere. Così mio padre pensò che fosse stato un passaggio veloce, che la talpa Maciste non avesse niente a che fare con noi e che ce la potevamo pure scordare. Invece Maciste ricomparve il lunedì mattina. Me la trovai davanti quando uscii con mamma per andare a scuola. Per la sorpresa urlai e feci un balzo indietro. Maciste schizzò via velocissima. La mamma non fece in tempo a vederla. Comunque, era stata una tragedia. «Rovinerà le radici!» strillava. «Mangerà le mie carote!» Così avevamo dichiarato guerra alla talpa. Buona lettura con Maciste in giardino di Guido Quarzo. Io voglio leggervi un brano tratto da Ugo Cabré di Brian Selznick, un libro ricco di emozioni, di avventura e di mistero. Il vecchio si spostò lentamente di fronte al chiosco. Stava per chiudere e aveva iniziato ad abbassare la grata di legno quando Ugo gli si avvicinò da dietro. Il ragazzo sapeva come camminare senza fare rumore, ma pestò il pavimento con forza per avvisare l'uomo della sua presenza. «Vacci piano con quei piedi, ragazzo!» Il vecchio lo guardò obliquo. «Odio il rumore dei tacchi!» Poi continuò ad abbassare la grata e la chiuse a chiave. Le sale della stazione erano quasi vuote. Ugo sapeva che l'ispettore ferroviario stava facendo il giro serale dall'altro lato della stazione e calcolò di avere pochi minuti prima che arrivasse. Il vecchio finì di chiudere il negozio e controllò per bene il lucchetto. «Come ti chiami, ragazzo?» Ugo esitò. Stava per mentire. Poi, per qualche misterioso motivo, disse il suo vero nome. «Ugo. Ugo Cabré. Ascoltami, Ugo Cabré. Ti ho detto di starmi alla larga. Se ti vedo ancora, ti trascino nell'ufficio dell'ispettore ferroviario e ti chiudo in gattabuia con le mie mani. Hai capito? Mi ridia il mio taccuino. Adesso vado a casa e lo brucio, il tuo taccuino». Con queste parole, il vecchio diede una rapida occhiata all'orologio di fronte al chiosco e si diresse verso l'uscita, passando sotto le grandi nervature di ferro della stazione. Attraversò le porte dorate e si trovò nelle strade buie di Parigi. Era fine inverno ed era iniziata a cadere un po' di neve. Ugo lo guardò allontanarsi. Eccoci. Siete pronti? La mattina dopo, lo spaventapasseri disse ai suoi amici: «Fatemi le congratulazioni. Finalmente vado da Oz per avere il mio cervello. Quando ritornerò, sarò come tutti gli altri uomini». «Mi sei sempre piaciuto così come sei», disse Dorothy con semplicità. «È gentile da parte tua voler bene uno spaventapasseri», replicò lui. «Ma sicuramente avrai una migliore opinione di me quando sentirai gli splendidi pensieri che il mio nuovo cervello emanerà». Poi salutò tutti con una voce allegra e andò alla sala del trono, dove bussò alla porta. «Entra», disse Oz. Lo spaventapasseri entrò e trovò l'ometto che sedeva accanto alla finestra immerso in profonde riflessioni. «Sono venuto per il mio cervello», esclamò lo spaventapasseri con un po' di disagio. «Oh sì, siediti su quella sedia per favore», rispose Oz. «Devi scusarmi, ma devo toglierti la testa perché devo metterci un cervello al posto giusto». «Va bene»,
disse lo spaventapasseri, sei autorizzato a togliermi la testa. Basta che il cervello sia migliore di tutti quando me lo rimetterai a posto. Così il mago gli staccò la testa e la svuotò della paglia. Poi entrò nel ripostiglio sul retro e prese una misura di crusca che miscelò con moltissimi spilli e chiodi. Avendoli ben agitati tutti insieme, riempì la parte alta della testa dello spaventapasseri con la miscela e riempì il resto dello spazio con paglia per tenerlo a posto. Dopo che ebbe riattaccato la testa allo spaventapasseri, gli disse: «E d'ora in poi sarai un grande uomo, perché ti ho dato un'enorme quantità di cervello acuto». Lo spaventapasseri era felice e orgoglioso che il suo più grande desiderio fosse stato realizzato. E dopo aver ringraziato calorosamente, ritornò dai suoi amici. Dorothy lo osservò incuriosita. La cima della testa dello spaventapasseri era tutta piena di bernoccoli per via del cervello. «Come ti senti?» gli chiese Dorothy. «Mi sento saggio, per la verità», ne rispose seriamente. «Quando mi abituerò al mio cervello, saprò ogni cosa». «Perché ti fuoriescono dalla testa quegli aghi e quegli spilli?» chiese il boscaiolo di latta. «È la prova che ha un cervello acuto», rispose il leone. «Bene, allora ora devo andare io da Ozza a prendere il mio cuore», disse il boscaiolo. Così si incamminò verso la sala del trono e bussò alla porta. «Entra», disse Oz. E il boscaiolo entrò ed esclamò: «Sono venuto per il mio cuore». «Molto bene», rispose l'ometto. «Ma dovrò farti un buco nel petto per metterti il cuore al posto giusto. Spero di non farti male». «Oh no», rispose il boscaiolo, «non sentirò proprio nulla». Così Oz estrasse un paio di forbici dal lattoniere e praticò un piccolo buco quadrato nella parte sinistra del torace del boscaiolo di latta. Poi, dirigendosi verso un cassettone, ne estrasse un bel cuore fatto completamente di seta e riempito con segatura. «Non è bello?» chiese. «Oh, sì che lo è!» replicò il boscaiolo, che era enormemente soddisfatto. «Ma è un cuore gentile?» «Oh, moltissimo!» rispose Oz. Mise il cuore nel torace del boscaiolo e poi risistemò il tassello di latta, saldando ben bene là dove era stato estratto. «E che ho fatto?» disse l'ometto. «Ora è un cuore di cui chiunque potrebbe andare fiero. Mi dispiace averti dovuto fare una toppa sul torace, ma non potevo aiutarti in nessun altro modo». «Non mi importa della toppa», esclamò il boscaiolo. «Sono veramente felice e ti sono grato. E non dimenticherò mai la tua gentilezza». «Non c'è di che», rispose Oz. Poi il boscaiolo di latta ritornò dai suoi amici, che gli fecero tantissimi auguri per la sua buona sorte. Quindi il leone camminò verso la sala del trono e bussò alla porta. «Entra», disse Oz. «Sono venuto per il mio coraggio», annunciò il leone, entrando nella stanza. «Benissimo», rispose l'ometto. «Te lo vado a prendere». Andò verso un armadio e, sporgendosi fino a un alto scaffale, prese una bottiglia quadrata e verde e versò ciò che conteneva in un piatto d'oro verde, finemente intagliato. Lo posizionò davanti al leone codardo, che lo annusò come se non gli piacesse, e il mago disse: «Bevi». «Che cos'è?» chiese il leone. «Ebbene», rispose Oz, «se fosse dentro di te sarebbe coraggio. Sai naturalmente che il coraggio è sempre all'interno di ciascuno di noi, quindi questo liquido non lo si può davvero chiamare coraggio finché non lo si è ingoiato. Dunque ti consiglio di berlo al più presto». Il leone non esitò più e bevve finché il piatto fu vuoto. «Come ti senti adesso?» chiese Oz. «Pieno di coraggio», replicò il leone, che con grande gioia ritornò dai suoi amici per raccontare
e la sua buona sorte. Oz, rimasto da solo, rise al pensiero del successo avuto nel dare allo spaventapasseri, al boscaiolo di latta e al leone esattamente ciò di cui pensavano avere bisogno. Come posso non fare l'imbroglione, disse tra sé e sé, quando tutta questa gente mi considera capace di fare cose che tutti sanno che sono impossibili da fare. È stato facile accontentare lo spaventapasseri, il leone e il boscaiolo, perché pensano che io possa fare qualunque cosa. Ma ci vorrà molta più immaginazione per riportare Dorothy nel Kansas e sono sicuro di non sapere proprio come farcela. Grazie e ora leggetelo tutto, Il Mago di Oz, perché è un libro meraviglioso, bellissimo. Vi ringrazio. A presto per un'altra storia. Salve a tutti. Allora, la storia che leggeremo è tratta da qua, dalle fiabe italiane di Calvino, che a me raccontava sempre mia zia Nanna, che era una grande narratrice che aveva una caratteristica, ogni tanto cambiava il finale. Questa storia è una storia siciliana di Acireale e si intitola La reginotta con le corna. E è la storia di un padre che sta per morire, non ha nulla, ha dovuto vendere anche la casa e l'ha venduta però con un patto che soltanto 3 mattoni che erano all'interno delle mura sarebbero rimasti suoi. Quando sta per morire chiama il notaio e fa testamento, dice che il primo mattone andrà al figlio maggiore, il secondo mattone al figlio mediano e il terzo mattone al figlio piccolo. Quando il padre muore, la padrona di casa pensa che questo sia matto, ma capita che invece il figlio maggiore pretende di avere il suo mattone. Prende il suo mattone e dentro vi trova una borsa sputadenari. Una borsa sputadenari che lo rende ricchissimo, talmente ricco da incuriosire il re e anche la figlia del re, una signorina piuttosto curiosa, che fa venire il giovane a corte, lo interroga e scopre che con quella borsa sputadenari potrebbe diventare ricca. Quindi mentre lui dorme, dopo avergli promesso che lui l'avrebbe sposato, gli ruba il portafoglio, la borsa sputadenari, e lo sostituisce con una uguale. A questo punto il nostro giovane, che intelligente non era, perde tutte le sue fortune, tutti i suoi soldi e va dal fratello mediano, che scopre essere diventato ricco. Come? Perché nel secondo mattone aveva trovato un ferraiolo, cioè un mantello che lo rendeva invisibile, e diventando invisibile riusciva a, tra virgolette, rubare, a procurarsi qualunque cosa. Chiede il mantello al fratello, gli dice te lo restituisco, si arricchisce di nuovo, ritorna dalla regina, la regina lo inganna di nuovo, gli ruba il mantello, lo sostituisce con un altro, non pago di essere stato truffato 2 volte senza capire che è sempre la regina, va dal fratello più piccolo. Il fratello più piccolo dice di aver trovato un corno, il quale corno, una volta che lo soffi, fa uscire un sacco di soldati, con quei soldati si procura tutte le ricchezze che vuole, di nuovo si arricchisce, di nuovo va dalla reginotta, la reginotta di nuovo lo truffa, di nuovo diventa povero. È diventato povero all'ennesima truffa, comincia a capire che ha rovinato sé e anche i suoi fratelli e disperato decise di togliersi la vita. Perciò il nostro cercò un precipizio adatto, andò fin sul muschio del ciglio e si gettò. Ma a mezza altezza sporgeva un albero di fico e lui rimase appeso ai rami. Era una pianta carica di fichi neri, pensò. Beh, almeno che io muoia con la pancia piena. E così si mise a mangiarsene e a farsene una panciata. Ne mangia 10, ne mangia 20, ne mangia 30 e si trovò ad aver messo più rami in testa di quell'albero. Sì, cioè, meglio, in testa gli erano spuntate tante corna quante erano i fichi che aveva mangiato, non solo sulla testa, ma anche sulla faccia, sul naso. Come non bastasse, gli succedeva ora di trovarsi anche così mostruoso e si voleva ammazzare più di prima. Così si buttò giù dal fico, nel precipizio, ma con tutte quelle corna si impigliò a un altro fico, 100 palmi più sotto. Quest'altro fico era carico di fichi più dell'altro, ma di fichi bianchi. Corna più di quelle che ho non me ne possono spuntare, e morire per morire tanto vale che mi riempia. E così cominciò a mangiare i fichi bianchi. Ne aveva mangiato appena 3 e si accorse che aveva 3 corna di meno. Continuò
e vide che ogni fico bianco che mangiava era un corno che si ritirava. Ne mangiò tanti da farli scomparire tutti e restò liscio e tondo più di prima. Quando si vide senza corna, scese dunque dal fico bianco e si arrampicò nel precipizio fino all'altro fico, quello dei fichi neri. Colse una bella fazzolettata di fichi neri e se ne andò in città. Travestito da massaro, con i fichi in un canestro, se ne andò dunque a Palazzo Reale. Era frutta fuori stagione, così subito la sentinella lo chiamò e lo fece salire. Il re gli comprò tutto il canestro e lui prese licenza baciandogli il ginocchio. A mezzogiorno il re e la famiglia si misero a mangiare fichi. Più di tutti piacevano alla reginotta, che se ne fece una scorpacciata. Erano così infervorati che non alzavano gli occhi dal piatto e quando li alzarono si videro pieni di corna. La reginotta era una foresta, tra l'altro. Oddio, furono presi dalla paura, chiamarono tutti i cerusici del regno, ma quelli non ne capivano niente. E allora il re fece un bando, sì, un bando che chi liberava da quelle corna gli dava tutto quello che avesse chiesto. Quando il nostro ragazzo venditore di fichi intese il bando, andò all'albero dei fichi bianchi e ne colse un bel paniere. Poi si travestì da cerusico e andò dal re. «Reale maestà, io vi salvo tutti e vi levo le corna!» La reginotta, appena ebbe sentito, si affrettò a dire: «Maestà, dovete farle levare prima a me, prima a me!» Il re acconsentì. Il cerusico si fece chiudere in una stanza con la reginotta e poi si levò il travestimento. «Eh? Mi riconosci? Mi riconosci o no? Senti, sai cosa ti dico? Se mi ridai la borsa che getta i quattrini, il ferraiolo che rende invisibili e il corno che getta i soldati, io ti levo tutte le corna, e se no te ne faccio crescere ancora altrettante.» La reginotta, che di quelle corna non ne poteva proprio più e che sapeva che quel giovane era sempre in possesso di cose fatate, gli credette. «Se ti restituisco tutto, mi devi togliere le corna e poi devi sposarmi.» E in così dire gli consegnò la borsa, il ferraiolo e il corno. Lui allora le fece mangiare tanti fichi bianchi quante corna aveva in testa e poi la fece tornare come prima. Poi fece la stessa cosa al re e alla regina e a tutti quelli che avevano corna nel palazzo reale. Il re dunque gli concesse la reginotta in moglie e si sposarono. Il ferraiolo e il corno furono restituiti ai fratelli e lui si tenne la borsa a sputadenari e poi diventò genero del re per tutta la vita. O meglio, il re morì un anno dopo e lui e sua moglie diventarono re e regina. Così dice Calvino. Ma mia zia Nanna diceva che quando arrivava il punto di dover sposare la reginotta, lui le rispondeva così: «Sai che c'è? Mi hai riempito di bugie e io di bugie non ne voglio più sentire, perciò ti lascio qui con le tue belle corna e me ne torno in campagna e sposo la mia bella rosa che di bugie non me ne ha mai detto.» E così lasciava la regina cornuta scornata e zitella. Scegliete voi il finale che preferite. La guerra delle campane di Gianni Rodari. C'era una volta una guerra, una grande e terribile guerra che faceva morire molti soldati da una parte e dall'altra. Noi stavamo di qua e i nostri nemici stavano di là e ci sparavano addosso giorno e notte. Ma la guerra era tanto lunga che a un certo punto ci venne a mancare il bronzo per i cannoni, non avevamo più il ferro per le baionette, eccetera, eccetera, eccetera. Il nostro comandante, lo stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone, ordinò di tirar giù tutte le campane dai campanili e di fonderle tutte insieme per fabbricare un grossissimo cannone, uno solo, ma grosso abbastanza da vincere tutta la guerra con un sol colpo. A sollevare quel cannone ci vollero 100.000 gru, per trasportarlo al fronte ci vollero 97 treni. Lo stragenerale si fregava le mani per la contentezza e diceva: «Quando il mio cannone sparerà, i nemici scapperanno fin sulla luna.» Ecco il gran momento. Il cannonissimo era puntato sui nemici. Noi ci eravamo riempiti le orecchie di ovatta perché il frastuono poteva romperci i timpani e la tromba di Eustachio. Lo stragenerale Bombone Sparone Pesta Fracassone ordinò: «Fuoco!» Un artigliere premette un pulsante.
Ed improvviso, da un capo all'altro del fronte, si udì un gigantesco scampanio. Din don dan, din don dan, din don dan. Noi ci levammo l'ovatta dalle orecchie per sentire meglio. Din don dan, tuonava il cannonissimo. E 100.000 echi ripetevano per monti e per valli. Din don dan, fuoco, gridò lo stragenerale per la seconda volta. Fuoco per Bacco. L'artigliere premette nuovamente il pulsante e di nuovo un festoso concerto di campane si diffuse di trincea in trincea. Pareva che suonassero insieme tutte le campane della nostra patria. Lo stragenerale si strappava i capelli per la rabbia e continuò a strapparseli finché gliene rimase uno solo. Poi ci fu un momento di silenzio. Ed ecco che dall'altra parte del fronte, come per un segnale, rispose un allegro, assordante din don dan, din don dan. Perché dovete sapere che anche il comandante dei nemici, il Mortesciallo von Bombelen, Sparonen, Pesta Fracasson, aveva avuto l'idea di fabbricare un cannonissimo con le campane del suo paese. Din don don, tuonava destro il nostro cannone. Don, rispondeva quello dei nemici. E i soldati dei due eserciti balzavano dalle trincee, si correvano incontro, ballavano, gridavano, le campane, festa! È scoppiata la pace. Lo stragenerale e il Mortesciallo salirono sulle loro automobili e corsero lontano e consumarono tutto la benzina, ma il suono delle campane li inseguiva ancora. Din don dan, din don dan.